Namaste, io sono Ace the Brave e bentornati ad un altro episodio di The Binding of Isaac. Rap and Dance. Come potete vedere, il goal è stato raggiunto. Grazie a tutti quanti quelli che hanno contribuito qui dentro, a Andrea, che è quello che ci ha fatto raggiungere questo traguardo. Quindi vuol dire che adesso The Binding of Isaac Four Souls Requiem lo acquisto, arriverà a casa, vi farò l'unboxing, ci giocheremo in diretta, ci giocheremo con tanta gente live e ve lo porterò. Insomma, è una cosa fighissima, è un gioco da tavolo ma molto bello, molto di carte, figo, ce l'abbiamo fatta, sono stracontento di questo raggiungimento, quindi complimenti a tutti quanti per essere arrivati qua. E andiamo pure avanti con una run, perché ovviamente sarete qui sia da YouTube che dal sito Viola. Se state guardando a YouTube, probabilmente sarò live sul sito Viola per un'altra run. Ormai in realtà la puntata su YouTube viene pubblicata molto dopo, ma ci siamo capiti lo stesso. Allora, nello scorso episodio abbiamo fatto una run in cui abbiamo vinto qualsiasi cosa praticamente, con il personaggio nuovo, l'ultimo personaggio che ci mancava, ovvero Lilith. Non abbiamo saltato per sbaglio un piano, ma va bene lo stesso, abbiamo pure la win streak a 2 addirittura, quindi vediamo di tirarla giù. No, proviamo la Hot Potato oggi, che è un po' che l'ho sbloccata ma non l'ho ancora mai provata, quindi vediamo che cosa succede di bello. Probabilmente saremo con il nostro amico, ok, sì. Ah, ok. Bella la Hot Potato. Quindi devo prenderlo e lanciarlo in giro. E quindi in realtà lo posso usare per aprire le stanze segrete o anche fare questa cosa qua che non mi piace tanto. Sì, ma è molto difficile questa cosa. Dobbiamo sconfiggere, dobbiamo andare abbastanza in là, eh. Il problema è che mi fa danno un po' facilmente. Beh, avete il multi quality a proposito? Anche il nemico più semplice adesso è difficilissimo da affrontare. Questo dovrebbe darci la possibilità di... No, posso solo lanciarlo. Vabbè, andiamo qua, dai. Andiamo nella stanza segreta dove c'è Chaos, ok. Quindi partiamo con Chaos, primissimo oggetto, ancora privo del primo oggetto. Sarà molto interessante questa run, a quanto pare. Devo sempre ricordarmi che quando entro dentro la stanza però ce l'ho addosso. Abbiamo anche trovato questa, ok. Allora, qua lo lasciamo qui? Tu te ne vai in un angolino a forza di esplodere, giusto? Allora, qua ci offri... In realtà che cosa ci servirebbe per Maniac? Decisamente. Ci serve per Maniac, ragazzi. Per Maniac non è mai stato così fondamentale. Hai preso tu... Ha comprato lui la bomba. E adesso andiamo avanti e indietro a far esplodere questi? Sì. Non avrei voluto prendere la bomba, ma purtroppo così. Cosa facciamo così? Ah, non ci sono le stanze degli oggetti. Aia. Ok, fin qua ci siamo arrivati. Cosa succede se io ti prendo e ti lancio qua? Ok, ci vai tu. Quindi va bene che io faccia così e così. Madonna, che casino. Ciao Trina! Ti possiamo buttare là dentro, giusto? Sì. In cambio di un shot speed down e un health up, che però non ha funzionato. No, mi sa che abbiamo preso abbastanza danni. Quindi qua facciamo così e così. Ci buttiamo fuori. Devo sempre continuamente lanciarlo in giro.
Almeno i boss saranno un po' facili, si spera. Che casino sta challenge. Tra l'altro me l'aveva chiesta qualcuno recentemente. Ok, prendiamo Minecorn Purse che ci dà 2 più 2, quindi una è un Sunshine, questo è un shot speed up e anche questo sarà un shot speed up. Andiamo giù, andiamo giù, dobbiamo arrivare fino fino da Satana. Ci metteremo un po'. Allora, intanto facciamo così. No. Esplode. Ah, ho premuto il tasto sbagliato. Ciao Wado, come stai? Ok, via di qua. Adesso lo lasciamo là 5 anni perché... Che cavolo di run che è questa così. Una patata bollente proprio. Ok, proviamo a vedere da questa parte che cosa si fa. Si becca sta roba qua. Boomete. E boomete. E boomete. Ok, quindi si resetta ogni volta che entriamo dentro una stanza almeno. Ottimo, qua cosa c'è di bello? Via! Ok, questi potrebbero essere interessanti? Non lo so, sono curioso di vedere cosa succede se prendiamo Incubo. Quindi proviamo a prendere l'Incubo. Sicuramente questo potrebbe darci un vantaggio, il Sacrificial Dagger, che ha, tra l'altro ha 7. Quindi non prendiamo niente fin quando magari non raggiungiamo le 22 monete. Non dovrebbe essere troppo difficile. Perfetto, shot speed funziona benissimo perché ci fa sparare ancora più veloci. Lui dovrebbe spararlo più veloce. Cioè vedo che fa lo schermo in un attimo, quindi direi che forse merita. Ok, andiamo di qua. No. Basta prendere un po' il ritmo. Più o meno. Qua mi sa tanto di stanza segreta, facciamo così. Ora come non mai ci vorrebbe Pyromaniac. The Lovers che usiamo. Yes. Ottimo. Abbiamo esplorato tutto? No. Allora andiamo a finire un attimo l'esplorazione prima di affrontare il boss. No. Buttiamolo fuori dalla stanza direttamente. Sì, bravo che devo bere. Adesso beviamo anche. Guardo, questa è la tua. Vai di qua. Ci mancano ancora un po' di monete. Ok. Boom. Perfetto. Abbiamo un'altra bomba ancora. Che funziona sì da te però. Ah, quindi ok, possiamo disarmarlo così praticamente. Possiamo disarmarlo, cioè possiamo usare stranamente l'oggetto che abbiamo attivo per disarmare momentaneamente lui se dovessimo trovarci in difficoltà. Vediamo se ci sono altre monete qua, sì. Quindi possiamo vedere cosa succede. Se prendo Sacrificial Dagger funziona intorno a lui. Una bella
Bel dilemma adesso. Cosa prendiamo delle due? Perché prendere Sacrificial Dagger. Prendere l'incubo potrebbe essere interessante, ma allo stesso tempo anche non far niente. Cerchiamo la seconda stanza segreta. Che dovrebbe essere tipo qua. No, qua sopra. No, non può essere là sopra. Forse è qua sotto allora. No. Non è qui. Ah, eccolo qua dov'era. Ok, facciamo un giro qua dentro. Un po' di bei cuori, tra l'altro non posso neanche riempirli. Interessante sta cosa che non posso riempirli. Questi non possiamo ucciderli. Dobbiamo ucciderli col danno da contatto o dall'esplosione. Questo non possiamo prenderlo perché siamo comunque come se fossimo Blue Baby. Andiamo contro il boss. Ok, Dingle dovrebbe essere facile. Fai una sola esplosione, quindi dovresti essere bello protetto. Ok, dai che forse riesce a generare abbastanza monete. Ce ne mancano ancora un po'. Super Meat Boy Fan che prendiamo. Che è un po' più d'attacco. Andiamo a vedere cosa c'è nei patti col diavolo. No, forse è meglio i patti con l'angelo. Perché i patti col diavolo ci costano. Però non sono patti col diavolo perché abbiamo caos. Quindi potrei conservare più energia in questa maniera. Sì, dai. Saltiamo il patto col diavolo. Andiamo a comprare quello che possiamo di là. Non c'è nient'altro modo per guadagnare. Sì, c'è qualcosina per guadagnare energia. Monete, scusate. Se riusciamo. Allora, intanto vediamo di andare qua. Così ci prendiamo. Ci prendiamo Sacrificial Dagger. Che funziona su di lui, ok. Quindi farà danno da contatto aggiuntivo. Se riusciamo a trovare tre monete le possiamo trovare qua in fondo. Qui. Sfruttando questa. Forse dentro questa, vediamo. Sì, ok, una. Troviamo un'altra due così. Un cuore nero, bene. Possiamo prendere gli oggetti a distanza anche lanciandogli addosso questo. Una carta che è un altro dell'Overs. Cavolo, troppe. Monetina 1. Monetina 2, yes. Ok, non abbiamo perso troppa energia per fare questa cosa. E adesso vediamo se l'incubo è bello o no, o ci sta o non ci sta. Ok, abbiamo modo di fare attacco da vicino così adesso. Con l'incubo, ok. Che in realtà allora voglio vedere se io uso l'oggetto. Allora io uso l'oggetto. Adesso lui non può più far niente. Io posso far così, andare in giro e fare danno da contatto. Cosa succede se cambio stanza? No, non me lo tengo più. E ho premuto per sbaglio e mi sono fatto male da solo. Ma va bene così, andiamo giù. Figo però, molto bello, interessante. Terzo piano. Cioè abbiamo ancora un sacco di strada da fare, quindi con calma. Allora, si entra qua dentro. E cosa c'è qua? Con Sacrificial Dagger decisamente faccio un po' più di danno in più. Un po' più di danno, punto. Non in più.
Ah, ho bombe infinite, quindi in realtà posso... Ah, le bombe le scarica lui, è vero. To. To. Ah. Ho già 14 monete, tra l'altro. To. Un'altra moneta, così siamo a 15. Andiamo a 16. No, andiamo a tanto di più anche. Ottimo, andiamo di qua prima. Ah, sbagliato direzione. Dobbiamo fare un sacco di tiri di precisione qua. Ok. Messo. No. Andiamo avanti di qua. Bam bam bam. Ottimo. Un'altra bomba per noi, come se non avessimo abbastanza. Cosa ci offre il negozio di bello? Speriamo qualcosa di bello, perché abbiamo un sacco di monete e caos, quindi potrebbe esserci qualcosa di figo. Ah, mi hai aperto tu la cosa senza che potessi far niente. Mi hai preso pure il cuore senza far niente. Ci prendiamo questo. È un problema che esplodi più veloce? Sembrerebbe di no. No, mi sa che esplode più veloce. Ok, possiamo andare avanti. Non riusciremo mai a sconfiggerlo. Facciamo così. Ok. Ah, non possiamo prenderlo perché ci abbiamo lui in mano. Avanti e via. Ottimo, direi che andiamo pure contro il boss, che è Bighorn. No, ho preso il tempo sbagliato. Ok, adesso ci siamo. Devo continuare a evitarti e basta, praticamente. Ottimo. E quello finisce giusto. Ottimo, ottimo, ottimo. Cos'è questo? Astral Projection. On hit, stop time. Ah, ok, quello che fa fermare il tempo se vengo colpito. Interessante, vediamo cosa succederà. Siamo al quarto piano. Che run strana, ragazzi. Che run stranissima. Ok, fatto piazza pulita. C'è la carta della morte e la carta del gerofante. Abbiamo il massimo dell'energia. Esci fuori. Vai di là. Vai di là. Posso attaccare un po' da distanza anche con coso, con l'incubo. Sta roba è qui. Ah, sono avvicinato io. E adesso?
Ah, ok, semplicemente mi dà una, un rallentamento e basta. E adesso però abbiamo il coso volante. Ci vorrebbe Pyromaniac, ragazzi. Quanto ci vorrebbe Pyromaniac? Questo? Ah, questo era il... Ah, ok, è il corpo. Perché questo qua sarebbe lo spirito della bomba. Quindi è stranissimo perché siamo The Lost ma non possiamo essere uccisi. E poi ritorna là. Che roba strana, ragazzi. Una delle interazioni più strane che abbia mai visto finora. Qui nulla che mi interessi, a dire il vero. Forse Maggie's Bow? Mi sa di no. Il Tears Up credo non ci aiuti. Ci vorrebbe per Maniac, davvero. No. Ah, volevo colpire questi due. Sì, adesso esce, stavo dicendo. Ha funzionato? Mi ha cambiato magari gli oggetti? No, non mi ha cambiato gli oggetti. Cosa dite? Prendiamo qualcosa? Aspetta, se continuiamo così li prendiamo per sbaglio, quindi... Ah, Dio. Cosa facciamo di bello? Quella non... la vedo un po' dura a farla saltare in aria, anche se è possibile. La carta della morte ce la teniamo per il boss. A sto punto andiamo direttamente contro il boss. Ottimo, attenzione, andiamo su di qua. Bombe su bombe su bombe su bombe. Sì, che situazione stranissima, che moriamo ma in realtà non moriamo. Potrei essere tentato a prendere il Tears Up, ma mi sa che mi incasino la run. Attaccato con l'ossetto, ma ce l'abbiamo fatta. Ah. Così. E così. Ne hai di energia, tu. Una chiave. Perfetto, siamo contro un altro boss che è tataratata Stain, che dovrebbe essere facilissimo visto che abbiamo il pugnale. Esattamente, ne manca uno là. Ok, questo lo prendiamo perché è un level up e ci dà ancora più danno. E il patto con l'angelo ci dà la Bibbia, che però non ci serve. La prendiamo, la lasciamo giù e basta. Non so se tu mi darai la chiave, ma io ci provo. Usiamo la Bibbia.
E muori. Ok, abbiamo preso Bob's Rotten Head e a sto punto ci prendiamo anche il key piece. E vabbè, abbiamo dimenticato una monetina, ma andiamo pure giù. Ok, quinto piano. Quinto piano, andiamo subito qua dentro. Ah, il creep non mi fa niente, volo. Forse ho trovato anche un altro modo per agire. Cioè, quando lo prendi su, in realtà c'hai un mezzo secondo in cui puoi usare il pugnale a tuo vantaggio, tipo così. Più o meno. Quella era l'idea. Rischioso, ma si può fare. No. Questa la rendo molto difficile, quindi facciamo così. Se non finiamo più. Qua però ricominciamo. Però in realtà io posso fare così. Di nuovo. Ho l'oggetto che si carica all'infinito o sbaglio? Si è buggato l'oggetto? Ce l'ho sempre a carico. Per qualche motivo ho sempre l'oggetto carico. Non avevo mai notato questa cosa. Non è che magari è una proprietà del personaggio? Potrebbe essere una proprietà di tutto il personaggio. Questa non posso prenderla perché tu... Ah, si è buggato... Si è buggato... Ah no, ok. Ah, ho capito perché. Adesso ho capito perché. Perché se io non ce l'ho addosso e lui ha il... No, non sto facendo... Cosa sto facendo? Sto facendo questo. Se, lui... se io non ce l'ho addosso, non lo sto lanciando e lui ha l'oggetto attivato, come fa a lanciarlo se, io li lan... se sono io che li lancio e non lui? Quindi è un po' particolare come situazione. Dobbiamo fare un po' di dodge selvaggio. Ottimo. Qua c'è il negozio. Qua sarà un po' difficile, mi sa. Quindi mi sa che andiamo di oggetto. Sì, in realtà sono molto facili le stanze da finire nel momento in cui... Sì, non sta usando l'oggetto, vedete? Non si è tolta la carica. Quindi in realtà io adesso ho effettivamente cariche infinite. Perché lo prendo su, posso fare questo attacco così. Un po' difficile questa cosa, ma almeno non dobbiamo esplodere ogni due secondi. Però quando si blocca il tempo io vengo qua e faccio così. Quindi in realtà è una combinazione molto interessante. Higher Angel Room, sì, andiamo con questo, però devo lanciarlo. Vedete che non posso lanciarlo, devo tipo fare... devo usarlo da qua... E adesso posso lanciarlo. Sì, è un mezzo bug. Però quello che succede a quanto pare è che io mi riprendo intanto questo e vado via. Adesso quando carichiamo l'oggetto ve lo proviamo a ritestare questa cosa. Ok, allora adesso lui è fuori. Io lo premo, non l'ho usato l'oggetto effettivamente. Adesso ho usato l'oggetto. Quindi la carica viene tolta nel momento in cui lanciamo la cosa. Però c'è anche quest'altra piccola cosa, cioè quando... Funziona solo con quell'oggetto là, mi sa. Cioè funziona solo con Bob's Rotten Head, questa cosa.
Perché se noi riusciamo a... questo è un po' faticoso. Facciamo che venite di qua. Ok. Va bene lo stesso. Bercano lo usiamo. Adesso lo vedete forse contro il boss questa cosa. È una carta della morte ancora. Esplodi che noi andiamo di qua. Dove c'è guerra. E usiamo la carta della morte contro guerra. Boom, giusto. No, con lui non lo usiamo la carta. La cosa. Adesso dovrei usarla. È un po' più veloce di me, eh. Però per fortuna così riusciamo a finirlo. Però adesso praticamente non ho usato l'oggetto. Ancora, infatti vedete che ho le cariche. Ho ancora il Bob's Rotten Egg in testa. E se io lo lancio non ha lanciato Bob's Rotten Egg. Quindi in realtà è come se, cioè posso tenerlo così all'infinito. L'unico motivo per spegnere la carica, io posso usarla quante volte voglio e non succede niente, no? Posso attivarlo e disattivarlo. Quando lo prendo, lo lancio e non è successo. Adesso diciamo che sono coincise le cose, quindi ha lanciato anche la testa. Altrimenti devo prenderlo, attivarlo, disattivarlo, riattivarlo e lanciare a quel punto la testa. Quindi diciamo che c'è una probabilità che succeda un po' le cose strane. Doppio orbitale. 6 di energia più o meno, che in realtà è 11 di energia. Sesto piano, quindi mamma. Ok, 50% di patto col diavolo, di patto con l'angelo. Qua c'è la carta per tornare indietro, però non possiamo usare. Ma se, sapete che vi dico, io me ne vado via. Anche di ste stanze che non mi interessa. Posso saltarle tranquillamente le stanze a questo punto. In realtà l'unico vantaggio è se mi danno qualche... Soldi ne ho abbastanza, quindi credo di cose non mi servono. L'unica cosa che mi servirebbe in questo momento è un... parte Dry Baby, ok. Dry Baby aiuterà, anche se non lo colpiranno mai. Ecco che questo esplode. E qua lanciamo qua. E qua. Ottimo. E stavo dicendo, l'unica cosa che potrebbe aiutare, questo è quello dei Devil Deal, ma non lo troveremo, sarà molto difficile. Finire le stanze, l'unica cosa che può aiutare è se generiamo altri cuori spirituali, ma ne dubito. Non abbiamo finito ancora, però. Ha fatto l'animazione, ma non era ancora finita. Ok. Guppy Scholar lo prendiamo. Che potrebbe darci una sopravvivenza. Ci prendiamo questo per un po' di sopravvivenza, perché non abbiamo un cacchio di energia. Qua c'è una roccia spirituale. Assolutamente qua. Troppo all'angolo. Ottimo. Ottimo, ottimo. Andiamo contro mamma diretti. Andiamo contro mamma diretti, sì. Adesso io farei così e così. Aspettiamo il momento giusto. Tipo questo. Ci metto 5 anni? No, perché era rallentatore, per quello non gli facevo danno. Prendiamo la via sicura in certo senso. Aia. Ah, sono immortale? Sono immortale quando sono così? No. Ah, perché ha colpito da sopra. No, mi ha colpito lo stesso adesso, ok. No, vieni fuori manina. Che
fatica, ragazzi. No, niente, vabbè. A volte sembra che non prendi danno. No, non lo prendo, perché, perché praticamente non lo prendo io, ma lo prende lo scheletro che è immortale. Anche prima era successo. Non ho nessun oggetto che mi difende, forse? No, non ho nessun oggetto che... Forse il rosario? Comunque fico, fico. Intanto qua ci siamo arrivati. Adesso bisogna andare giù e abbiamo ancora un piano. Questo oggetto non posso prenderlo perché lui è ancora attivo. Io posso premere per fare di tutto, ma non ce la faccio. Quindi devo annullarlo. E adesso andiamo giù. Dovrebbe... Non è l'ultimo piano. Quindi vuol dire che devo arrivare fino a The Lamb. No buono. Perché non abbiamo un cacchio di energia. Tecnicamente non risulta neanche che abbiamo usato l'oggetto. Adesso sì, ma prima no. Adesso dobbiamo essere molto più conservativi. Ancora di più. Ok, salta di qua. Perfetto, qua ci sono un po' di chiavi ma non mi interessano, proviamo ad andare di qua. Ciao. Via. Allora, qua vanno colpiti questi. Fuori uno. Lo facciamo così che non finiamo più. Abbiamo una combo fantastica comunque, davvero. Perché non capisco dove vanno. Facciamo così e così. Non ho beccato neanche uno. Ottimo. E qua lanciamolo e... Ah, Puberty. Ti lanciamo qua dentro? Abbiamo sempre The Fall, che potrebbe servire. Facciamo così. No. Facciamo così. Top speed up. Walking on Sunshine. Questo è un luck up doppio. No, è un Lemon Party uno. Energia. Ci teniamo The Fall? Ci teniamo The Fall. Ci teniamo Lemon Party, ok. Vorrei cercare di uscire. E ormai abbiamo tenuto Lemon Party, dai. Vai. No, perché sto andando di là? Voglio andare in fondo di qua prima. Usciamo da qua. Adesso mi servirebbe, diciamo, Lemon Party. Me l'ha fatto nel posto sbagliato. Ok. Volevo uscire più velocemente possibile. Attenzione. Ottimo. Dovrei trovare... Madonna, shot speed un sacco. Che non so se dipende, cioè determina quanto lui si muove velocemente, ma mi piace pensarlo così. Boss, subito. Dai. Chi è? E qua mi sa che faremo questa tecnica. Grazie, Dry Baby. Aspettiamo che venga fuori col culetto. Eccolo. Più o meno. C'è qualcosa che ci ha fatto ritornare senza The Lost.
Adesso non che stai 5 anni senza mostrarmi il culetto, però, eh. Dai. Grazie, dai baby. Perfetto. Ok, lancia questo. Metti via. Prendi Scapular, che mi fa diventare Seraphim, che mi dà un soul art. If it to half art. Ok, sì, half red art, quindi in teoria non funziona. Abbiamo, col 6% abbiamo ottenuto un patto col diavolo. Va bene. Ho detto una cavolata, perché in realtà dobbiamo ancora affrontare i Thieves, quindi non è detto che dobbiamo arrivare fino alla Dark Room, perché quell'immagine lì mi sembra tanto Satana. Perché se no c'è la testa dello scheletro. Vediamo comunque cosa c'è qua a sto punto. No. Questo lo prendiamo, perché è un altro libro, anche se non serve a niente. E andiamo via. Giù. Quindi andiamo a vedere i Thieves. Se riusciamo a parcheggiare Forgotten Sweet Leaves, siamo a posto. Qua facciamo così perché non ci voglio stare 5 anni. Abbiamo perso un cuore, quindi abbiamo fatto malissimo tutti quanti gli altri. Il fatto che non veda... Ah, qua potrebbe esserci la stanza segreta. Giusto, vediamo che non ci sia la stanza segreta qua. No, ok. Sapete cosa ci vorrebbe? Pyromaniac. Comunque dodge leggeri, Sempre dodge calibrati. Perfetto, via di qua. Potrei saltare questa stanza così, no? Vabbè, finita lo stesso. Volevo cercare di fare un'altra cosa, ma va bene. Manca uno. Op. Grazie, dry baby. Via. Non so dove andare perché sono nascosto. Sono un po' persi. Bene, lancia. Questo è un retro... Ah, vabbè. Chiave infinite. Cos'è quello? Ah, è Purity. Wow. Grazie. Possiamo uscire da qualche parte? Tipo là? No, tipo qua? No, allora torniamo indietro. Adesso non riesci più a... Sì, non hai più il knockback perché vola.
subito anche questa. Aia. Doppio male. Però per fortuna abbiamo il negativo che ci dà una mano qua. E doppio. Ciao, buttata via la run in un attimo. Concentrati Ace. Qua bisogna fare questo. Prenderlo su. Ok. Gerofante? The Sun, ok. The Sun lo usiamo al prossimo piano? Grazie a... all'oggetto che ci tiene in vita. A Scapular. Ci sta tenendo in vita Scapular, mi sa. Ciao Cleaves. Grazie Dry Baby. Ok, un po' difficile, ok. Toh, parcheggiati qua e via, tutto tuo. Ok, fin qua ci siamo. Che fatica ragazzi, giù. Non abbiamo niente di energia, ma ce la possiamo ancora fare. Ultimo piano. Allora, intanto praise the sun. Ciao Mariano, benvenuto nella famiglia Andani. Benvenuto, benvenuto. Allora, andiamo di qua e facciamo praise the sun. Volevo aprire quella porta, si può? Mi sa che non si può. Parami tutto. Ok, ottimo, grazie Dry Baby. Ok, sappiamo già dove andare, quindi mancano poche stanze per fortuna. Il problema è come facciamo a affrontare Satana così? Abbiamo un sacco di queste fiammelle da distruggere a proposito. Che con la fortuna 2 e anche con col Fate, col rosario, il rosary bead che abbiamo, potrebbe essere utile per trovare un po' di cuori. Sì. Stanza segreta. Prima finiamo. Adesso possiamo fare così. Questo. No, ho sbagliato direzione. Qua. Adesso possiamo entrare finalmente qua. Sono andato come un pirla contro quella. Possiamo saltare una stanza. Che non mi apre. Ok. Facciamo più danno con l'aura boost adesso però. Ah, sto per morire. No. Non sono morto perché il rosario mi sta salvando continuamente. Sono immortale o quasi? Sto continuando a ottenere un cuore ogni volta. È certa sta cosa di Scapular? Ah, once per room, ok.
Allora, o torniamo indietro o andiamo avanti. Sembra abbastanza logica sta cosa. Potremmo visitare la stanza quella. Questa stanza qua. No. Sto pensando come possiamo ottenere più energia. Mi sa che non abbiamo modo adesso. L'unica è esplorare altre stanze, però rischiando di morire. Quindi a questo punto andiamo. Vai. Ottimo, l'ho messo nella posizione giusta almeno. Non abbiamo l'oggetto carico ed è un po' un problema sta cosa. E allora... mi ha beccato lo stesso. Ok, manca l'ultimo. Ciao Axel. Adesso è super difficile sta parte. Visto che non possiamo sparare, non possiamo fare niente, bisogna solo scappare ed evitare di farci uccidere dalla nostra stessa bomba. Non ci passavo. Però abbiamo ancora una possibilità. Però non possiamo essere toccati. Cazzarola. È super difficile adesso. Vabbè. A sto punto torniamo indietro e proviamo a vedere se riusciamo a accumulare energia. Ok. Mezzo cuore l'abbiamo recuperato. Abbiamo anche la possibilità eventualmente... No, perché dobbiamo fare danno da contatto. Sto pensando se usare l'oggetto e tenerlo e attaccare senza mai colpire può essere utile. Insomma, senza mai sparare, senza mai far niente. Sa che è molto difficile sta cosa. Vai. Una volta per stanza posso sopravvivere un pelino. Oddio. Ok. Si sta al centro. Qua mi sa che devo usare questo. Qua. Yes. Oddio. Ok, fuori due. No. Ok. No! Cazzarola. È esploso per terra, tra l'altro. Figo, figo, figo. Siamo arrivati a tanto così, al primo colpo, quindi va bene, va bene. Molto figo. Ci vediamo alla prossima. Io sono Ice Brave. Namaste. Be brave.